Bentornati a tutti su Grand Theft Bicycle o GTB o GTA però con la bicicletta o non lo so. Quest'oggi ho deciso di prendere il Franklin, caro Franklin, eccolo qua, ce lo stiamo guardando tutto il suo splendore, è vestito ginnico, ce ne andiamo a giù in città e ce ne andiamo a, come dire, vorrei fare una cosa su tutte, vorrei provare con la BMX a saltare un ponte. Ora, tu mi dirai, sei impazzito? Sì, sì, no, sono abbastanza scemo di mio, quindi vorrei saltare un ponte e atterrare, se fosse possibile, su un camion o su un camioncino. Quindi innanzitutto devo capire se è fattibile saltare un ponte, e in teoria potrebbe essere fattibile. In seconda battuta devo capire se trovo un ponte tipo sull'autostrada, e per poter poi vedere un camion che arriva da dietro e quindi saltare sul camion stesso. Ci si prova. Innanzitutto sto venendo via da casa, passando un elicottero. Sto venendo via dalla mia nuovissima fiammante abitazione, che appunto ci hanno donato. Sono al punto del gioco in cui a Franklin regalano, ma tagliamolo, cioè una BMX, quindi posso ampiamente, vedi qui, era fattibile poter provare a fare un salto, quindi posso ampiamente, ci hanno regalato, dico, questa casa sulla collina di Vinewood, quindi roba da ricchi, mi verrebbe da dire, e niente, quindi mi tocca fare la discesa per far sì che tutto questo vada bene. Volevo impennare, ma dove lo trovo un ponte? Dove trovo un ponte? È una bella domanda, dove trovo un ponte, però in teoria ponti ce ne sono, faccio prove di salto, ok, quindi il salto è a release, ricordiamocelo, non come ho fatto in questo modo. Mi sono sbatafasciato su un hammer, o ciò che ne resta di un hammer. Dove vai? La bicicletta devi prendere, non la macchina. Si è fatto proprio male il mio Franklin al braccio, dai. Vediamo se troviamo un ponte. Madonna mia, che friso che mi ha fatto quello con la macchina. Vediamo se troviamo un ponte. Non mi ricordo dov'è l'autostrada, perché ancora non ho preso estrema dimestichezza con la mappatura di GTA. Non che questo corrisponda a pericolo, ma insomma, si potrebbe fare. Allora, qua ci sono un sacco di police, quindi mi sa che questo è un distretto di police. Quello potrebbe benissimo essere un ponte. Sì, lo è. Vediamo che c'è sotto, però. Sotto c'è l'autostrada, non male. Io dovrei cercare di capire innanzitutto, mi sono incastrato, innanzitutto se è saltabile, ma penso di sì, e se riesco a vedere però dall'altra parte della strada un camion da poter appunto saltare. Non si vede assolutamente niente, quindi direi di fregarcene totalmente di chi passa sotto, di metterci nella corsia giusta e di provare a saltare questo ponte con la BMX. Prendiamo tutta la rincorsa possibile, c'è pure una macchina in mezzo ai maroni. Beh, è grande come autostrada questa qua. Sotto, secondo me, mai voglia che io riesca a saltare, secondo me ci si fa del male. Vediamo se insomma, fermo restando che mi sono sbarafanscianato in terra, secondo me ci sono gli estremi per poterlo fare. Non torno dall'altra parte del ponte, ma mi riparcheggio di qua, perché secondo me di qua ha più senso. Fammi vedere a che punto della strada io possa essere. No, di per sé non è una cosa complicata, sta di fatto che insomma, sto cercando di un'inquadratura che possa rendermi, ma forse ci si fa. Dai, non perdiamo tempo, facciamo una super pedalata veloce, e su, e pedala. La bici è andata di sotto, ma io sono rimasto di sopra, e la mia bici è andata di sotto, e se mi butto faccio molto male, se non addirittura muoio, perché sono caduto nel palo, quindi ho perduto anche la mia BMX. Io muoio sempre in queste missioni. Proviamo a riprovare a rientrare, mi butterà fuori da un ospedale. Io ora poi farò un trucchino per, se me lo ricordo, però, per tirar fuori la BMX, altrimenti mi tocca andare a ricomprarla, mi tocca trovare un garage che non ho. Allora esco dall'ospedale perché sono tipo morto. Bene, ci fermiamo qua. Vediamo se riesco, se il trucco va a buon fine. Quanto mi costa l'ospedale? Porca paletta, sacco di soldi. Se il trucco va a buon fine, poi ve lo linko. Allora, così. Boh, l'ho fatto bene. Ho attivato la BMX, me la prendo e riparto in qualche modo di slancio verso l'orizzonte col sole a tramonto. Allora, torno
nuovamente sulla mia BMX, vado nuovamente a ricercare un ponte. Boh, andiamo di qua, secondo me di qua butta bene. Forse, in realtà non ho la più pallida idea. Qua dove siamo? Dove siamo? Al parco giochi qua? Che cos'è sto cancello? Il porto. Andiamo dentro al porto con la bicicletta a fare le impennate dentro al porto, Così mi ammazzo però. Devo guardare dove voglio andare, altrimenti è un gran bordello. No, usciamo dal porto, dalla stazione, quello che l'è, perché questo non ci porta da nessuna parte. Il porto non ci porta. Allora, torniamo qua. Cerchiamo questo ponte. Allora, l'autostrada dovrebbe essere qua a destra, ad onor del vero. Anche se lo svincolume che vedo nella cartina è lo svincolume sopraelevato che c'è fuori dall'ospedale, che è questo qua. Se tanto mi dà tanto, da qui si imbocca tipo l'autostrada e sinceramente anche no. Mi fa un po' brutto andare in autostrada con la bici. Diciamo che meglio di no qua. Mi sto infrascando in un posto dove non c'è assolutamente niente. Anzi, già che non mi uccidono è già qualcosa di buono. Anche se mi sono già ammazzato da solo, quindi bene o male non si può. Allora, la storia è questa. Il buon Franklin si è messo ginnico perché vuole andare a cercare un ponte, ma non ha la più pallida idea di dove trovare un ponte per poter effettuare i suoi salti. In realtà un ponte l'ha trovato, ma si è pure fatto male, perché è comunque un big chaltron il Franklin, e quindi va così. Allora, quello è un ponte, fermi tutti, quello è un ponte, vai Franklino, pedalongi. Però è un ponte molto grande. Tra l'altro stavo andando a sbattere dove non è il caso di andare. Allora, cerchiamo di salire su questo ponte, ma forse questo ponte qua secondo me non si salta, Questo ponte qua, fin qui la balaustra sarebbe il parapetto, chiamano. La balaustra fa tanto gara ciclistica. Si può fare, ma qua sotto che cosa c'è? Qua sotto c'è, scusami, l'ho fatto a rovescio. Ah beh, si potrebbe anche, secondo me mi ammazzo anche scendendo di qua, ma il problema non mi si pone più di tanto. Proviamo, dai, a saltare magari senza le macchine in mezzo. C'è sempre una macchina in mezzo alla strada, ma che vorranno da me ste macchine? Arrivano un po' macchine da tutte le parti, di qua ci sono delle vetture, di qua un po' meno, ma ci sono delle vetture. Direi che, bando alle ciance, ci buttiamo a tutta birra là nel mezzo e prendiamo, e io salto lo stesso. E prendiamo una macchina in faccia come i dementi. Dai, su, fai passare me che ho la bicicletta. Thank you. Però se salti entro una certa ora salti, se salti mai, amico mio, non salti mai. Tu devi caricare qua e saltare qui. Esattamente. Beh, diciamo che saltare giù da un ponte non è così improbabile come possa sembrare. Vediamo se si fanno un po' di trick, secondo me si ammazza qui, un po' di trick con queste rampette sciocche, ma forse no, vediamo, sembra essere in pista, un po' contromano, se fosse la pista saremmo contromano, e Pennongi, l'impennata fa sempre piacere al cuore da vedere, una impennongi di questo tipo. Allora, procediamo, anche questo era un ponte da poter saltare, mi sto segando la testa se mi tiro su, forse da qui posso uscire, ma salire su questo ponte la vedo tosta. Mi sono spaccato in un muro peraltro. E dove stai andando, caro Franklin? Mettiamoci giù di sotto. Beh, un altro ponte sarebbe qua, però qui c'è una piccola, una semi rampetta, secondo me potrebbe essere carino provare a fare un mega salto. Un buon salto da questa micro rampettina. Ci diamo la carica e saltiamo, ma non abbiamo fatto comunque. Beh, aveva fatto un 3,60. Se mi butto nell'acqua perdo la bici e muoio? No, invece no, potrebbe essere divertente. Anche l'avevo visto fare in un video, vediamo se qui sotto non prendo la scossa. Anche, a mio modesto parere, salire su questo costoncino qua, ma non ce la farò mai, infatti non ce l'ho fatta, un attimo che ci riproviamo. Potrebbe essere divertente salire su quel costoncino, vediamo se la prendiamo un pelino più larga, se riesco a fare questa micro salitina. Allora, ci prendiamo del margine, ci mettiamo dritti o apparentemente tali e, ammettendo un pelo,
Proviamo a salire su di... però che ho toccato? Un fesso con la patente. Se non toccavo niente, non succedeva niente. Io voglio montare su quell'affare lì. E quando sono arrivato in cima... Sono arrivato in cima. Probabilmente cadrò di sotto. Sicuramente cadrò di sotto, ma non è quello il problema. Allora, ci prendiamo ancora un po' più di margine. Diamo della buona velocità, così abbiamo lo slancio. Ci mettiamo dritti, o pseudo tali, e su di là. Ale, e poi bunny hop e boh nell'acqua a spaccarsi le reni. Allora, si possono fare i trick, l'importante sarebbe capire come si fanno. Tipo l'impennata la so anche fare, ma il resto no. Il bunny hop lo so fare, ma non c'è un ostacolo da bunny hop. Dovremmo fare una gara di ciclocross per avere un ostacolo da bunny hop qua, ma potrebbe anche benissimo essere questo. Qui ci passa anche un treno, o pseudo tale. Se io mi infilo in galleria, no, c'ho paura di entrare in galleria. Paurissima, bunny hop per saltare. Dai! Dai! Mi affa. Però mi butto giù da qua. No, volevo scendere dalla... Riproviamoci. Volevo scendere da... Da questo affare di cemento. Niente, non devo sapere. Bisogna riprendere da più in basso, che è tipo qua giù. Aggiriamo questo sasso, saltiamo qua sopra. Sine. Qua. Ora, pianine. Ci facciamo la manovrina dentro al cespuglio. Frenati, amico. Andiamo avanti e impennando con grazia scendiamo di qui. Mentre arriva un treno e non ci voglio morire, ma potrei saltarci sopra in qualche modo. Io so, mi ha, come dire, respinto, ma è venuto un trick forse fichissimo. Andiamo a vedere che c'è di qua. Lo facciamo sempre con gran classe, con una ruota, e ci uccidiamo nel muro, perché la deficienza non ha limite. Di qua dovevi andare, amico caro, di qua. Dove vai a sbattere nel muro? Anzi, se non pedali in salita c'ha una mincia che non la porta, Andiamo avanti di qua. Però facciamo una cosina di giorno, Trevorino. Su. No, Trevorino nell'altro. Franklino, su, pedala Franklino. Dai. Certo, sarebbe divertente aprissero la diga, qui si allaga tutto e tu stai qui sopra. Che ci abbiamo qua sopra? Altro treno? No, qua c'è la strada. Su, pedala. Apro gli occhi, sono su, il gruppo è lontano, non lo vedo già più. Pedalo, arrivo al cima, altura la vuelta, penserò domattina. Questo è che è il deposito del carburange. Ci ributtiamo in giù, ma più o meno la chiudiamo qua, ragazzi, che la cosa potrebbe diventare noiosetta. Mi sono abbarbicato su un albero, sono rimasto con la faccia dentro a un cespuglio, non vedo assolutamente un cappero, mi sto tipo annodando. Vediamo se ce la facciamo. Sì, con dei trick favolosi, ma anche no. E niente, ragazzi, impennando come uno stesso, io me ne vado e vi dico grazie per essere stati qui con me in questa puntata di Viva la Fuga Game con GTB. Aspetta, vediamo se riesco a... niente, non ce la fa a salire su questi diavolo di tubi con un mega bunny hop. No, s'ammazza. Vabbè, di qua ci sono andato, No, qui chi sei? Uno stambecco con le ruote? Cioè. Allora, con la bici secondo me non ci va, a piedi probabilmente sì, ma forse non si rialza mai più. Forse non si rialza mai più e forse non riprende mai più la bici. Dai, vai a prendere la bici. Niente, rimasta di là e non vuol sentire la gente. Vabbè, ragazzi, non ce la facciamo e... quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ma la bici non la prenderemo mai più. Ma forse c'è anche il trucco per camminare abbassato, che potrebbe essere tipo così. Ma lui si nasconde e non lo fa. E quindi, ragazzi, guardaci, da Franklin è tutto, da Stan anche. Ci vediamo prossimamente quando forse riusciremo a recuperare quella bicicletta laggiù. Intanto non dimenticatevi una delle cose più importanti in assoluto. Viva la fuga! Ma sempre!